Ciao, anche voi come la sottoscritta avete un tappeto importante a casa e non sapete come pulirlo? Oppure non avete abbastanza soldini per portarlo da un esperto di tappeti o semplicemente in tintoria? Beh, allora fate come fa la sottoscritta, io faccio questo lavoro in tre step. Userò il disinfettante, l'isoform, lo sgrassatore e semplicemente l'aceto. Il tutto, questi tre prodotti, diluiti con l'acqua. Il primo step sarà di andare a preparare questo miscuglio, farò mezzo bicchiere di plastica con l'acqua, quindi doso il tutto e poi lo metto nel mio spruzzino con metà, ancora di meno dell'acqua, dello sgrassatore. Quindi userò questo. Vi faccio vedere questi vari step perché io praticamente cosa faccio? Alterno questa pulizia, quindi non è che vado a fare tutte queste tre cose insieme. Diciamo due volte al mese faccio la pulizia del tappeto profonda, quindi una volta userò acqua e sgrassatore. Voi direte a questo punto, ma non fa schiuma? No, assolutamente no. Almeno io uso quello sgrassatore lì che avete visto e non mi fa schiuma e poi la dose, insomma, è poca e quindi diciamo che non fa schiuma. Lascia un buon profumo anche perché è uno sgrassatore al profumo di Marsiglia. Poi, dopo 15 giorni, vado invece ad usare un disinfettante. Io uso questo, voi potete usare qualsiasi altro tipo di disinfettante, anche la mucchina, perché no? Acqua e barichina ve lo sconsiglio, non mi azzardo, perché non vorrei che magari si schiarisce il tutto. Anche qua stessa dose, mezzo bicchiere d'acqua, mezzo bicchiere di disinfettante. E vai con il mio spruzzino. Allora, potete usare il vaporetto, qualcosa a vapore, oppure la stessa scopa elettrica, perché no? Non so voi quale tipo di scopa elettrica magari usate, adesso va tanto di moda una scopa, oppure c'è il classico folletto, io uso la classica scopa elettrica, ecco. E se non avete neanche questa, potete andare giù con lo scopettone, quello insomma con cui lavate per terra. Oppure, se avete un vaporetto, potete usare magari questi liquidi, questi prodotti all'interno del vaporetto. Ma comunque si dà per scontato che se avete il vaporetto avete anche i liquidi, quelli appositi, quindi quella è tutta un'altra storia. Che avete visto ogni 15 giorni, quindi una volta all'uno e una volta all'altro. Qui invece andiamo giù con acqua e aceto, un prodotto semplicissimo che insomma lascia così quel buon odore di pulito e soprattutto disinfetta. Anche i prodotti naturali sono ottimi. Questo invece lo vado a usare una volta a settimana. Specifichiamo però che poi ogni giorno, ogni volta che spazzo praticamente in casa e anche in camera, perché quel tappeto è in camera, che cosa faccio? Vado praticamente a passare sopra la scopa. Quindi ogni 15 giorni disinfettante o sgrassatore e poi una volta a settimana acqua e aceto. Eccoli qua i miei rimedi semplicissimi, tutti naturali, semplici a più non posso, che potete usare insomma tutti. Io spero che vi ho dato qualche idea. Questo non è il modo per pulire il tappeto, ma il mio modo. Tengo a specificarlo insomma al di là per evitare ulteriori critiche. Io uso questo metodo e voi quale usate? Magari me lo fate sapere sotto, ci possiamo scambiare qualche idea e niente, qualche consiglio in più. Lasciatemi un like, io vi lascio un bacio e vi aspetto alla prossima. Bye bye!